Io tutta la difficoltà che tutti hanno detto questi scontri sono terribili non l'ho vista. Non lo so. No. Devo continuare a lottare. Il mio tempo è quasi scaduto. Sono tornato, Megumi. Il tuo timer deve aver quasi raggiunto lo zero. Joshua! Sei vivo! Ma perché sei qui? No, signore! Io non ho ancora finito! Io proteggerò Shibuya! Venite tutti a me, stronzi! Signore, poi! Quanta insolenza! Neku! Elpaci! Bella sta parte, madonna mia. Io ti giuro che lo scontro finale qua non me lo ricordo per nulla. Bello lui! È diventato... cazzo di dragone è diventato. Via da lì! Beccali tutti! Madonna mia! Brutta bergamaspa infame! Perfetto, presa! Vai, micione, spaccalo! Piu 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 piu! Madonna mia! Bravo gattone! Che tra l'altro lei è qui! Vabbè. Beccalo! Sono al sicuro dietro la tua testa! Bastardo! Aia! Ogni tanto succede che mi be... Super colpo Meganova! Aia! Ok, ci siamo liberati già! Vai, Beat! Siamo già a metà della... Come? Aia! Perché non colpisce? Ok. Con il fulmine riusciamo veramente a colpire un sacco di punti. Allora, vorrei curarmi se posso. Ora mi metto di nuovo nella pallina. Via, nasconditi. Curati. Ok. Dovrei esserci. Perfetto. Tre teste in un colpo solo. Siamo oltre la metà, dai. Ma perché continui a curarlo? Aia, ma che palle! Di nuovo la sferetta? Non riesco! Minchia! Colpisci! Ancora sta pa... Madonna mia che nervoso! Basta curarti però tu, Neku! Donna mia! No, no! Ho usato... Ah, dannazione! Questa potrebbe essere... la nostra morte, ve lo dico. Ho usato per sbaglio le cure. Ho usato nel modo sbagliato le cure. Sappiatelo.
Ok, mi ha di nuovo ripreso nella pallina. Qualcuno mi aiuta di voi due? Via da lì! Minchia! Che contraccolpo! Ci siamo! Perfetto! Super colpo della vita! È stato un bello scontro e sinceramente mi sento di averlo combattuto bene. Piu piu piu! Cross! Aiuto! Mi ha distrutto la merda! Devastato totalmente. Cosa vuol dire sta roba? Wow, una materia ombrosa. Vittoria in Neku in solitaria, grazie al cazzo. Per il tempo abbiamo preso una... però... ce la siamo cavata bene, ce la siamo cavata bene, dai. Allora, sono stato abbastanza sicuro di quello che ho detto, ovvero che quello del fuoco era inutile. Se l'avessi tolta, avessi messo per esempio quella che potenziava le spille di Pegaso, avremmo fatto molto prima. Sembra che io abbia vinto. No! Non può finire così. Chi altri proteggerà Shibuya? Un timer. Perché lui ha un timer? Quindi lei farà come aveva programmato. Metterà fine a Shibuya. Ma compositore, signore, perché? Ho deciso di levarmene le mani. Non ha alcun valore futuro per me o per chiunque altro. Quindi ho intenzione di chiuderla. Aspetti, signore. Shibuya è ancora piena di molte possibilità. Sì, e di persone troppo ottuse e distratte per vederle. L'influenza di Shibuya è troppo forte. Devo terminarla subito. Devo terminarla subito. Prima che anche altri luoghi vengano avvelenati e tutti vadano perduti. Quindi, il problema sono le persone. Se cominciassero a comportarsi diversamente, lei cambierebbe idea? Sì, ma è chiaramente oltre le loro possibilità. Signore, mi dia una possibilità di dimostrarle che si sbaglia. Giuro che ricreerò Shibuya, in modo che le piaccia. Un gioco, dunque. Il gioco. Esatto, le regole sono molto semplici. Se riesci a riparare Shibuya, hai vinto. Shibuya resta. E se non ci riesco, allora hai perso, Megumi. Tu e Shibuya sarete cancellati. Va bene. Se posso rischiare la mia vita per proteggere Shibuya, lo farò. E altra parentesi. Reaper, demoni, alla fine loro sì, si comportano un po' di merda. Ma alla fine, da questo punto di vista, è lui il buono qua. Ma che possibilità ho di battere lei? Rilassati, Megumi. Mi assicurerò di giocare con uno svantaggio. Mi ritirerò nel PR e non ti sfiderò direttamente. Ma sceglierò un giocatore che mi rappresenti. Poiché hai attirato la mia attenzione con questi discorsi sulla ricostruzione, sappi che ti osserverò dagli spalti. Molto bene, signore. Parteciperò al suo gioco. Allora prima devo staccare il tuo biglietto d'ingresso. Hai un mese, Megumi. Ti auguro di farcela. La cancellerà. Le strade che conosco e amo, andate. Cioè, è buono lui da questo punto di vista. È quella la parte incredibile. Tu giochi per tutto il gioco pensando che loro siano gli stronzi. E invece no. Hai giocato bene, Megumi. È stato uno dei miei giochi meglio riusciti. Ci ho messo l'anima, signore. Non ho rimpianti. Sai, mi piaceva la tua idea. Peccato non abbia funzionato. Mi hai dato una magnifica opportunità. Grazie, signore. Joshua. Che sta succedendo? Tutto questo era un gioco. Creato da me. Cosa? Quindi tu sei... Fammelo rendere ovvio. Loro andranno bene. Cosa sta succedendo? Non riesco a muovermi, yo! Shiki, Beat! Sono io, Neku. Sono il compositore di Shibuya. Cosa? Ma non è possibile!
capisco che la cosa ti alteri, soprattutto dopo il tempo che abbiamo trascorso assieme. Eppure è la verità e devi accettarla. Io e Megumi abbiamo deciso di giocare a questo gioco per determinare se Shibuya dovesse esistere oppure no. Quindi tutto quello che ho fatto, tutto quanto... Già, giocavi dalla mia parte. Davvero, hai fatto un lavoro eccellente. Senza di te non avrei mai vinto. Allora, cosa ho fatto? Avevo un solo ruolo in questo gioco: scegliere il giocatore che avrebbe giocato per me. Il ragazzo del PR. Io. Acutissimo, Neku, stringimi la mano. Sapevo di aver scelto un vincente. Ma è stato faccia di P a uccidermi. La sua pallottola era per me. Già da tempo ambiva la mia poltrona. Forse pensava di potermi uccidere nel PR. Un errore grossolano. Il compositore, a differenza dei demoni, può usare alcuni dei suoi poteri nel mondo dei vivi. Quindi il povero Minamimoto ha fallito ed è scappato di nuovo nel PS. Ma mi piace tenermelo vicino. Oh, cazzo! Questa frase qua sopra, che significato ha adesso veramente? Tutt'altro! Sa come rendere un gioco piccante. Purtroppo questa volta è esagerato e ho dovuto mandarlo in pensione anticipata. Non potevo lasciare che mi rovinasse il punto culminante. Quindi sei tu che l'hai battuto? Ma certo. Sei furbo come una volpe, Neku. Comunque, quel parassita mi seguiva ovunque. Perfino nel PR quando sono venuto a prenderti. Nel PR, aspetta. No. Sarà meglio che ti restituisca tutti i ricordi che ho trattenuto. Puff. Ah. Quindi all'inizio ha fatto bene a odiarlo, poi ha pensato oh no, l'ho odiato per niente. E purtroppo, tanto per niente non era. Bello, mi piace. Voglio toccarlo. Semplicemente ha evitato che il suo giocatore morisse per mano di qualcun altro. Niente più, niente meno. Minamimoto, secondo me, in principio si voleva uccidere Joshua. Poi ha capito che il suo obiettivo era Neku. E di conseguenza... Matrix. Sono morto. Quindi la spilla principale, quella che ti danno quando entri nel gioco, è quella che Megumi ha rotto. Questa era quella data proprio in dono da Joshua, che è il compositore, e che secondo me l'ha protetto per tutto il tempo. Sei stato tu. Pensavo di aver finalmente trovato un amico che mi assomigliasse. E invece sei stato tu! Tu mi hai ucciso! Ora, Neku, che ne dici di fare un ultimo gioco? Mi hai imbrogliato. Il vincitore sarà il nuovo compositore e farà ciò che vuole di Shibuya. Se vinci, decidi tu. Se vinco io, decido io. Naturalmente, io ho già deciso. Sei un mostro! Neku, ti conviene raccogliere quella pistola. Voglio dire, questo sarà un ultimo duello. Manterrò le regole semplicissime. Conterò alla rovescia a partire da 10. Allo 0 spariamo. Capisci? Facile. Non cercare di fregarmi, Joshua. Ti assicuro che non lo sto facendo. I piccoli incroci della vita sono spesso semplici come premere un grilletto. Neku. Dovresti vedere la tua faccia. Non ricordi ciò che ha detto il signor Anekoma? Sono solo... Oh, prima che mi dimentichi, ho staccato il tuo biglietto d'ingresso. Ora che il gioco abbia inizio. 10... 9. Non voglio farlo. Mi fidavo di te, Joshua. Io ti volevo bene, almeno alla parte finale. Neku, sei buono. Ricorda cosa ha detto il signor H. Clink.
Ah, oh, ma guarda un po'. E questo conclude tutto il gioco originale di The World End With You. Tutto quello che io sapevo finisce esattamente qui, con il finale del gioco. Con Neku di nuovo all'incrocio. Why? What the hell? Poveraccio. Sette giorni dopo. Same streets. Same crowds too. Yeah. Shibuya hasn't changed a bit. But still. I don't think I can forgive you yet. You don't see it, but those few weeks were very hard for me. Beh, è stato quasi un mese. Learning to trust people. Having that trust broken. Finding out the town I pegged is small and stifling and empty. Wasn't any of those things. Let me in! Tell me what you're thinking! Only by allowing strangers in can we find new ways to be ourselves. I'm scared! Scared of getting a second chance! Listen up, phones. Cause I ain't asking twice. Please. Help me. You gotta help me save her. Neku, that's the first time you used my name. But Neku, I thought you couldn't afford to lose. Give up on yourself. And you give up. Nonostante tutto, Joshua è un bel personaggio. You're my friend. Once you see the real me, will we still be friends? Certo che lo saremo. I'm glad I met you guys. You made me pick up on things I probably would have just gone on ignoring. Trust your partner. And I do. I can't forgive you, but I trust you. You took care of things, right? Otherwise, Shibuya would be gone, and my world with it. Già. Hey, did I mention? I've got friends now. We're getting together for the first time in a week. See you there? Yo! Over here! Yay, sono tutti vivi! Che bello! In teoria questo però non è il finale, tra virgolette, segreto? Che io mi ricordi? Cioè che noi rivediamo tutti? Ah, che bello, guarda, sono contento lo stesso. Guarda, allora, io... sinceramente, non capisco perché la gente dica che è terribile. Come porti... allora... come porting sicuramente poteva essere sviluppato in maniera migliore, perché questo effettivamente è quello che hanno portato su da tablet a Switch, e poteva essere sviluppato benissimo in altri modi. Ma ti posso dire, una volta presa l'abitudine, io non ho trovato nessuna difficoltà, anzi mi sono divertito tantissimo. La storia è bella, i personaggi sono belli, è tutto bellissimo. Ci sono state delle difficoltà con alcune spille, non lo voglio negare, soprattutto quelle coi fendenti, magari colpisci Neku con un fendente o quelle cose così. Ma una volta presa l'abitudine io non ho trovato difficoltà, veramente, nessuna boss fight mi è stata difficile. Finora siamo morti una sola volta per un errore mio, o meglio, errore mio tra virgolette, visto che mi sono preso un colpo che mi ha dato 2 milioni di danno in un colpo solo, ma... boss finale fatto, penultimo boss fatto. Cioè non siamo morti una volta sola, se non per quella singola volta col pipistrellone la seconda volta, perché mi ha colpito veramente in un loop incredibile lì.
Però veramente, sono contentissimo di averlo rigiocato questo gioco. Contento di poterlo avere in collezione soprattutto, perché questo è uno di quei giochi che quando l'ho giocato per la prima volta veramente mi ha colpito in una maniera impensabile, credetemi. Questo gioco qua, cioè se voi andate sul mio Twitter, questo gioco qua io ancora ce l'ho come icona del mio Twitter. Io Twitter non lo uso, ma non l'ho mai usato in vita mia, eppure ce l'ho come icona. Nel mie vecchie outro dei miei vecchi video, se guardate, ci sono le tre icone, quella nera, quella rossa e una verde che avevo fatto io, come simboli dei canali. Ed eccola qua, Shiki. Noi in teoria non la vediamo, però in pratica so com'è fatta ed è... Io, a me piace di più la vera Shiki, credetemi. Con quei cazzo di occhiali, che bella che sei! Oh, ho un amore incondizionato per gli occhiali io. New song, Shadow. Madonna. Guarda, sono colpito, ti dirò. Sono colpito perché sono veramente sopraffatto dal pensiero di tutti ne parlavano male e pensavo che non l'avrei goduto a pieno questo gioco. E invece l'ho trovato fatto bene sotto molti punti di vista. Sotto alcuni, per carità, è totalmente meglio usarlo sul touch che con questo. Ma a un certo punto te ne freghi e dici wow, comunque sono riuscito a giocarlo. Io direi di continuare a guardarci i crediti, che ne dite? Vorrei tanto avere anche l'edizione DS nella mia collezione. È uno dei pochi giochi che ho giocato e che non sono ancora riuscito a recuperare. Se lo trovo a poco, quasi quasi ci penso. Non so se però sceglie la versione giapponese o la versione inglese. Mi piacerebbe averle entrambe, quello non lo voglio negare. Come per esempio Kingdom Hearts. Kingdom Hearts ho sia le versioni italiane sia le versioni in giapponese. Dovrei vedere quanto costa la versione giapponese online. Ma la cosa sorprendente, in teoria, è che non è ancora finito. Uno, abbiamo sbloccato un nuovo capitolo. E due, c'è una parte che segue questa. E il problema è che io non so adesso quale delle due devo giocare prima. Cioè io non so se devo giocare prima la nuova parte che abbiamo sbloccato uccidendo tutti e tre i demoni viola, o se prima devo giocare il post-game attuale. Non lo so. Neku che piange. Io sono abbastanza sicuro che il finale base sia Neku che piange e il finale extra sia quello in cui loro si rivedono. Ma non ne sono sicuro. È passato veramente tanto tempo. Movie event graphic design. Square Enix e Hand. Ed eccolo qui che si toglie le cuffie, che bella sta parte. Si è aperto al mondo finalmente. The world begins with you. Madonna mia. E abbiamo... Oh, che bella! Una nuova immagine!
Mi ricorda molto Evangelion, una roba simile. Bello. Bella, mi è piaciuta questa. Allora, in teoria ora, continuando, dovrebbe farci ripartire dall'inizio. Non ne sono sicuro. Partita completata. Questo dimostra che hai vinto il gioco. Ottimo lavoro. Ora puoi accedere al menu selezione capitoli. E dove mi trovo ora? Ah, posso saltare. Complimenti, hai vinto il gioco. Questa storia è giunta alla conclusione. Se vuoi puoi rivivere qualsiasi parte della storia selezionando un giorno qualsiasi dal menu seleziona capitolo. Manterrai tutti gli oggetti e tutte le spille e le altre statistiche. Puoi saltare i filmati che hai già visto premendo il tasto salta. Setaccia ogni capitolo per sbloccare i report segreti scritti da beh. Questo dovrai scoprirlo da te. I report rivelano in retroscena di ogni giornata e speriamo rispondano ad alcune delle tue domande in sospeso. Trova tutti i report per un'ultima sorpresa. Non abbiamo intenzione di rovinartela. Vincendo il gioco hai sbloccato una storia minore. Un altro giorno. Unisciti agli altri Rego dei altri personaggi in un'avventura in una Shibuya alternativa. Ok, aspetta a te scegliere un capitolo. Su con la vita. Puoi accedere al menu della selezione capitoli tramite il menu principale. Questo è l'unico modo per uscire da questa stanza, capito? Bene, tutorial finito. Cioè, non posso uscire da qui, veramente. Che senso ha? Dovrei controllare il menu selezione capitoli. Grazie, Neku. Ed eccolo qua. Un nuovo giorno e giorno X. A proposito, scusa un secondo. Non abbiamo ancora sbloccato il livello di difficoltà massimo. Allora, prima di proseguire, io ho un giorno che devo rivivere. Il giorno... Ah, aspetta, elimina il simbolo in questo capitolo livello difficile o massimo. Perché abbiamo solo... Ah no, ce l'abbiamo alcune stelle, dicevo. Simbolo rumore maiale di questo capitolo. Comunque, dicevo, ho un giorno in particolare che devo rivivere. Posso farlo dalla settimana 2, dal 5 al 7, oppure la settimana 3, dall'1 al 2. Ok. Io direi che possiamo farci tutti quanti i report segreti. Gli obiettivi non sono difficili, tipo trova un oggetto, poi... Trova rapporto, rintraccia e elimina il rumore maiale e divisa marinaretto. Sono obiettivi semplici, non è che dobbiamo metterci ad uccidere di nuovo boss o simili. Però per esempio qua c'è il pipistrellone, in teoria credo di sì. Non è impossibile da fare. Quindi direi prima di andare avanti andiamo al giorno 5. Allora, vediamo se sei qui mio caro. Sì, credo di averlo trovato, perfetto. Mettiamo in difficoltà normale. Tra l'altro, come si seleziona il compagno? Ah, ecco come! Ecco come si fa. Abbassiamo il tasso di ritrovamento, ecco fatto. E vediamo se ci danno la spilla che voglio. 1, 2, 3 e 4. Eccolo! Yes, ottenuta. Questa qui è la prima evoluzione di questa. Questa qui si evolve lasciandola da parte, ma l'abbiamo ottenuta sconfiggendo i nemici ed è già forte. L'ultima evoluzione utilizzandola di questa, in teoria è anche meglio di questa. Parliamone.